Bentornati su NSET Italia, il canale dedicato alla serie Mass Effect. Oggi vi presenterò un video un po' diverso dal solito, una classifica, la top 10 dei miei club o semplici bar preferiti della serie. Per fare questa classifica ho preso in considerazione tutti i locali visitabili dal primo Mass Effect fino a Mass Effect Andromeda, che sono più di 10, quindi non saranno citati tutti nel video e spero di non essermi dimenticato qualcosa di clamoroso. La mia valutazione si baserà principalmente su tre aspetti: la location, la musica di sottofondo e gli incontri che si possono fare, escludendo però quelli legati alle missioni. Chiaramente si tratta di una classifica personale e quindi è probabile che non sarete d'accordo con me, per cui vi invito già da ora a farmi sapere nei commenti cosa ne pensate e quali sono invece i club in cui voi passereste più volentieri una serata. Ok, si comincia! Alla posizione numero 10 il Tavetan, su Aya, il pianeta santuario degli Angara. Dovrebbe essere il nostro equivalente di un pub, ma a vederlo direi che sembra più un ristorante. Non c'è nessuno che balla o che sembra divertirsi e per sentire un po' di musica Angara bisogna cacciarsi in un angolo vicino alla porta. Si può parlare con il barista e bere qualcosa o scambiare qualche battuta con Drac e Lian Costa che solitamente sono nei paraggi, ma per il resto è abbastanza un mortorio. Unico punto di forza il panorama, che è davvero eccezionale e almeno per questo merita una visita. Alla posizione numero 9 metto un altro locale visitabile in Mass Effect Andromeda, il Tartarus, nei bassi fondi di Kadara. Diciamo la verità, è un posto un po' squallido, ma almeno mi dà più l'idea del locale dove andare a divertirsi o anche solo a rilassarsi, bevendo qualcosa e ascoltando la musica. Ci sono ballerine e anche ballerini di varie specie che si esibiscono nelle gabbie, quindi potremmo dire che ce n'è per tutti i gusti. Scarso però dal punto di vista delle interazioni, dato che si può parlare solo con il barista. Per fortuna non è l'unico locale di Kadara. Per l'ottava posizione ci spostiamo sulla cittadella con il Dark Star dell'agglomerato Zakera. Qui non ci sono dubbi e si tratta di un classico locale alla Mass Effect. La musica è ok, non tra le mie preferite, ma ci sta. Abbiamo la pista da ballo in cui Shepard può sfoggiare il suo stile inconfondibile e c'è anche il barista a cui ordinare da bere fino ad ubriacarsi. Potrei sbagliare, ma credo che il Dark Star sia anche l'unico locale della serie dotato di servizi igienici visitabili. Quindi massimo comfort, ma non abbastanza caratteristico per scalare la classifica dei miei club preferiti. Settima posizione, restiamo sulla cittadella e andiamo al Casino Silver Coast, sulla Silver Sun Strip. Ok, questo non è proprio un pub o un nightclub, ma c'è comunque un'area bar e una pista da ballo, quindi secondo me ci può stare nella classifica. Il punto debole sono le interazioni, perché pur essendo pieno zeppo di gente, al di fuori delle missioni non si riesce a parlare praticamente con nessuno. Nemmeno ordinare da bere, porco cane. Però ho il vantaggio di essere un casinò e di avere quindi molti giochi da provare e con cui magari guadagnare qualche soldo. Roulette, Quasar o Corsa dei Warren? Fate il vostro gioco! Per il sesto posto è stata una scelta dura, ma alla fine mi sono deciso e vado con il Flux o Flux sulla cittadella. Sì, è vero, questo è il club di tendenza del primo Mass Effect. C'è la musica, si può ballare, al piano superiore si può giocare a Quasar e ci sono anche vari personaggi con cui è possibile scambiare qualche parola. Ma ha anche un grande difetto. Ragazzi, non si può ordinare da bere. Ma come? C'è un bancone più finito e bottiglie in abbondanza e non si può assaggiare niente. No, vabbè, scherzi a parte, il Flux non mi ha mai entusiasmato e quindi si ferma qua, al sesto posto. Bene, ci stiamo avvicinando alle zone alte della classifica e ho ancora un paio di piazzamenti difficili su cui ho dovuto riflettere. Comunque non perdiamo tempo e andiamo con la quinta posizione, che assegno all'Eternity di Illium. Allora, come locale in sé non è fantastico e se devo considerare l'atmosfera generale ce ne sono di migliori tra quelli che ho già citato. Però ha due aspetti caratteristici che secondo me gli fanno guadagnare punti. Il primo è l'addio al celibato in corso ad un tavolo, che è geniale perché ci mette una pulce nell'orecchio circa il misterioso fascino delle Asari.
E qui mi fermo perché ci sarebbe tutto un discorso da fare. Comunque, se non ci avevate fatto caso, andatevi a risentire la conversazione al tavolo. E il secondo è la barista, la matriarca Atita, che probabilmente è la barista più interessante di tutti i locali della serie e una delle poche che merita davvero una conversazione. Alla posizione numero 4, credo vi sorprenderò, ci metto il Kralla Song di Kadara, che è anche il mio locale preferito in assoluto di Mass Effect Andromeda. Il Kralla è piccolo ma accogliente, e per i miei gusti personali è il locale che visiterei più di frequente, lasciando i primi tre della classifica solo per le serate speciali. È un bar come te lo aspetti, dove vai, ascolti un po' di musica, bevi qualcosa e fai quattro chiacchiere con gli amici. La barista è una Asari ed è una tipa a posto. C'è qualche ubriacone in giro, ma nessuno di molesto, e anche la vista su Kadara non è niente male. E poi dai, almeno un posto decente nella galassia di Andromeda ci doveva pure essere, no? Ok, siamo arrivati ai piazzamenti da podio e i fan di Mass Effect come voi avranno già capito cosa rimane a contendersi il primo posto. Ma cominciamo dal terzo, che per me va all'intramontabile Antro di Cora sulla Cittadella. Ottima la musica, e a questo riguardo ringrazio Mattia per averci suggerito il video con il brano originale di Steb Sly, che è davvero tanta roba. La location è di quelle che non si dimenticano, con le prime ballerine Asari che incontriamo nella serie e tutto quel giro di clienti da Losca che lo frequenta. Peccato che sia un po' limitato dal punto di vista delle interazioni, ma resta comunque il mio locale preferito di Mass Effect 1 e uno dei miei preferiti in assoluto della serie. Al secondo posto un altro club della Cittadella e il mio locale preferito di Mass Effect 3, lo spettacolare Purgatory. Musica trascinante, posto enorme e pieno di gente. Ci puoi andare a bere, a ballare, a fare il figo e tutto quello che ti pare. E poi trovi sempre qualcuno che conosci e con cui fare due parole, come Joker e Ida, Vega, Aria e anche altri. Insomma, gran locale. E quando il mio Shepard si vuole scatenare e fare casino sulla Cittadella, è sicuramente lì che lo trovate. E arriviamo così alla pole position, e devo dire che è stato fin troppo facile da scegliere, non ho mai avuto dubbi. Il mio club preferito dell'intera serie è senza dubbio il mitico Afterlife su Omega. Lo so, si era capito fin dall'inizio andando per esclusione, e forse è anche la scelta più scontata. Però dai, non ci sono storie, è veramente il posto più giusto di Mass Effect 2 e credo della serie in generale. Cosa vi devo dire? Due ambienti separati con due colonne sonore entrambe fantastiche. Doppio bar, ballerine Asari ovunque, aria e i suoi sgherri, fuoco e fiamme, luci d'atmosfera e un ingresso a dir poco spaziale. È il top, basta. Ok, siamo arrivati alla fine. Spero che il video vi sia piaciuto. Ricordatevi i commenti e il pollice su, così capisco se vi piace l'idea delle top 10. E se siete nuovi arrivati sul canale, iscrivetevi per altri video sulla serie Mass Effect. E adesso scusatemi, ma io vado a bermi qualcosa all'Afterlife. Ciao a tutti e alla prossima!